come qui. Vi siete disintossicati. Guardate che un paio di infiltrati l'ho notati. Che... Massimo Bugani. Grazie Ale. Grazie, intanto grazie a tutti per essere qui. E io ci tengo a dire subito una cosa. Dai, Bologna, dai che ce la facciamo! È l'occasione, forse non torna più, non è per me o il gruppo straordinario che è con me, è per noi tutti, adesso vi guardo un pochino negli occhi, è per noi, abbiamo davvero una occasione. E sarebbe il caso, ditelo ai vostri amici, parenti, lo so che è una grande fatica andare sul posto di lavoro dove ci sono quelli che ti dicono no, non ne voglio sapere, mio padre votava lì, mio nonno votava lì, non mi interessa. Anche in parrocchia! A casa, anche in parrocchia! A casa, quelli con cui si fanno le liti, ma bisogna farlo e bisogna fargli capire che c'è una grande occasione adesso, che forse non tornerà più. E poi bisogna fargli capire che il Movimento 5 Stelle bisogna votarlo per scelta, quando se ne ha la possibilità, quando le città sono ancora con dei bilanci più o meno solidi, perché ci siamo anche un po' stancati di vincere solo le città dove ci sono 15 miliardi di debiti, 200 milioni di debiti, 500 milioni di debiti, perché molti non fanno la scelta, arrivano a votare 5 Stelle quando dicono ormai mi hanno tradito questi, mi hanno tradito quelli, questi fanno schifo lì, questi fanno schifo di là, mi hanno preso in giro su questo, mi hanno preso in giro su quello e voti 5 Stelle. Bisogna votarlo prima il Movimento 5 Stelle, bisogna capire che meccanismo è in atto, stiamo facendo una campagna elettorale, ve lo dico, non l'abbiamo ancora detto pubblicamente, con 6.500 euro che arrivano da voi, da microdonazioni, dalle... troppo, 1.000 li diamo a Dib. Pizzerie, micro donazioni, 20 euro, 10 euro, e ce le danno liberi cittadini che sono la nostra lobby, siete la nostra lobby, noi dobbiamo rispondere solo a voi. Non può rispondere solo ai cittadini un sindaco che prende i soldi dalla CPL Concordia come Merola, soldi sporchi, legati alle mafie, finanziano la tua campagna elettorale e poi ti chiedono per forza dei lavori in cambio. Non è libera una forza politica come la Lega, non è libera, hanno comunque milioni di euro di rimborsi elettorali, hanno finanziatori, oggi lo vediamo anche quando siamo in consiglio, arrivano le personalità e si conoscono tutti ed entrano tutti nello stesso salotto, gli unici che non vengono salutati siamo io e il grande Marco Piazza. Dove sei Marco? Vieni Marco. Marco Piazza, fategli un applauso. Perché se il Movimento 5 Stelle è in piedi è grazie alle persone come Marco, che lavorano sempre nell'ombra, ce ne sono tanti anche fra di voi, adesso molti di voi non li conosco, però sono quelli che fanno in modo che i Di Battista abbiano il lavoro pronto per fare un'intervista fatta come si deve. Ma io faccio solo alla perché arriva a metterla ciliegina. Perché ci sono questi lavoratori instancabili, volontari, tanti anche sono qua fra di voi, li vedo, ci conosciamo, che fanno un lavoro incredibile, lo fanno di cuore, senza la vetrina, senza l'applauso, ma sono i più preziosi, sono quelli davvero che, come diceva Gian Roberto, hanno un palloncino in mano e lo distribuiscono con amore agli altri. Adesso ve lo faccio anche conoscere. Vai Marco. Grazie, io tutto Massimo, ma io sono quello che lavora un po' nel dietro le quinte, quindi non sono molto abituato a parlare, però ho visto tante cose in questi 5 anni. Io sono entrato in politica perché forse come molti di voi era disgustato, non ne poteva più, non sapeva nemmeno più per chi votare, e ho raccolto l'opportunità, la possibilità che ci dava Beppe di metterci in gioco. Sono entrato lì dentro che avevo un po' di fastidio, oggi dopo 5 anni sto peggio. Allora io vi dico questo, signori, non buttiamo via questa possibilità, loro sono molto bravi, sanno esattamente come giocare per vincere anche senza prendere i voti, loro riescono a vincere anche senza farsi votare, cioè come fanno? Fanno votare delle altre liste che fanno in modo di modificare il risultato, oppure non vi fanno votare, scelgono le date come la domenica di giugno del ponte, in modo che chi non è motivato, che non avrebbe votato per loro, andrà al mare, oppure fanno in modo che ci sia una lista che ruba voti a chi al ballottaggio è temibile, perché questa città, signori, la cambiamo solo se il Movimento 5 Stelle va al ballottaggio, perché è l'unica forza che può vincere, l'unica,
l'unica che può vincere al ballottaggio, le altre volte vuol dire nero la bis. Quindi o ci mandiamo il Movimento 5 Stelle al ballottaggio o ci facciamo altri 5 anni di questa amministrazione qua. Poi non ci lamentiamo, lo sapevate, lo sappiamo tutti, ditelo agli amici, ai parenti, ditelo a tutti, o ci mandiamo il Movimento 5 Stelle o ci facciamo altri 5 anni di questa storia qua. Quindi signori, io torno a lavorare perché è il mio lavoro e lavorerò per altri 5 anni per voi, però vi prego non fatemi fare altri 5 anni di minoranza perché non ne posso più, non ne posso più, ho già consumato tutto il malo, sono ormai in farmacia, mi vedono, dico il solito e mi danno l'antiacido perché ormai non ne possiamo più. Quindi vi prego fateci provare, dateci un'opportunità, ce la possiamo fare. Andate su bologna5stelle.it/programma, trovate il libro bianco di Dossetti riscritto, attualizzato da noi, l'abbiamo rifatto con un anno di tavoli di lavoro, di professionisti, di gente che ci crede, abbiamo fatto un sunto, una sintesi breve, sono 23 pagine di programma, con la differenza che noi siamo liberi, non abbiamo condizionamenti e il programma lo facciamo. Grazie a tutti. Allora, scusate, non si sente, mi dicono, vero? Allora, questo significa rifiutare i rimborsi elettorali, questi sono i me. Abbiamo un'alternativa però, se siete d'accordo. La piazza è nostra, ci si siede, perché se ci sediamo tutti per terra, non è, siete d'accordo? Sì. Sedetevi tutti così, un bel sit-in collettivo, risulta che vedrete che si sentirà meglio. Ai vigili dico che non è autorizzato il CT, ma non vi preoccupate. Oh, grazie a tutti, scusate, però così si sentirà senz'altro meglio. Pure voi andate davanti, su, andate davanti, dietro, perché dietro? Tutti, oh, guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia, ci si siede. E vabbè. Se poi la piazza è sporca, non è colpa nostra perché non stiamo governando noi. Vedrete che se dovessimo governare noi ci potremmo. Siete presente quando si fanno le piste sulla sabbia, no? Con le biglie che uno prende e tira? Lo potremmo fare nella città che sarà strapulita. Passo di nuovo la parola a Massimo. Perfetto, guarda che bella situazione, sedetevi anche voi, perché loro sì e voi no? Tutti quanti. Anche voi che fate shopping laggiù, sedetevi! Ottimo! Grande. Si sente meglio? Dicevo, poi diamo la parola ad Ale. Dobbiamo far vincere in questa città il coraggio, perché questa città ha sempre avuto coraggio, adesso ci stanno spaventando. Ci stanno spaventando perché sul tema dell'immigrazione, dopo ne parlerà anche Ale, l'atteggiamento di questa amministrazione è un bel titolo sul giornale, le persone buttate in un immobile, abbandonate per 2 anni e dopo il manganello, questi sono regali per la demagogia della Lega che su questo tema non ha mai risolto niente, anzi a cui dobbiamo il trattato di Dublino, il fatto che le persone che toccano il suolo italiano debbano rimanere qui, a cui dobbiamo la Bossi Fini che ha portato migliaia di clandestini nel nostro paese, su questo tema vi prendono in giro, ma giocano sulla paura, ditelo a casa, ditelo alle persone più anziane che normalmente, giustamente, legittimamente sono spaventate, guardano la TV e sentono loro che vi dicono buttiamo via tutti, li bruciamo tutti, gli islamici sono tutti terroristi, è via dai quartieri dove è stato ghettizzato, eh? E la paura può vincere, non dobbiamo far vincere la paura, dobbiamo recuperare il senso di Bologna, il nostro cuore, e c'è possibilità di stare bene tutti, ma bisogna rilanciarla, qui ragionano solo col cemento, perché le compagnie di costruzioni, le cooperative finanziano la campagna elettorale, le compagnie di assicurazioni finanziano la campagna elettorale, e io che cosa faccio? Divento sindaco, non importa che sia Merola o Berlinguer in questo momento. Potrebbe esserci anche lui, potrebbe esserci un nuovo Berlinguer che se governa in questo PD non ha le mani libere per fare nulla, ha ordini, riceve ordini e gli ordini sono apri una buca, chiudi una buca, apri un'altra buca, chiudi una buca, fai un cantiere, non serve a niente ma fallo, fai il people mover che costa 130 milioni di euro, sono tutti indagati, tutti a processo, loro vanno avanti perché sperano nella prescrizione, con 130 milioni di euro potremmo dare un aiuto all'emergenza casa, pazzesco. Qui, questa strada, via Rizzoli, via Ugobassi, devastata un anno intero, il commercio in ginocchio per fare un mega cantiere, per portare un filobus, 200 milioni di euro, prima era il Civis che non girava, non poteva funzionare, lo sapevano tutti, ma loro l'hanno portato avanti perché bisogna fare una buca e coprire una buca.
e dopo è diventato un Crealis, che è un normalissimo filobus, 200 milioni di euro, e lo usiamo 5 giorni su 7, perché la sabato e la domenica c'è il T-Days, quindi di 200 milioni di euro ne usiamo 5 settimi, 40 milioni di euro nel gabinetto così. C'erano qui sotto dei tubi in cemento amianto, abbiamo tubature 504 km a Bologna, non ve lo raccontano mai abbastanza, di tubature dell'acqua in cemento amianto, sono pericolose per la salute, ci sono già i documenti dello IARC, ci sono già i documenti dell'Istituto Ramazzini che era l'altro giorno in commissione con noi, c'è già un decreto ministeriale che dice che quando si fanno lavori impattanti si sostituiscono le condutture in cemento amianto e non le hanno sostituite, e lo IARC e l'Istituto Ramazzini dice che il picco di tumori al colon arriverà nel 2021, non lo dice Casaleggio con le sue visioni, non lo dicono i grillini che sono matti, lo dicono i medici. Però vi nascondono questa cosa perché era l'amministrazione comunale, la regione dovrebbero progettare un investimento che si tratta di tubi da inserire nei tubi di cemento amianto, da modificarli, quindi aziende che producono tubi, che non sono le cooperative amiche che producono cemento. È qui il fulcro della questione e continua a prendersi in giro. A livello culturale questa città ha un'offerta pazzesca, pazzesca. Abbiamo perso la panchina di Lucio Dalla come dei beoni. C'avevamo un monumento, una scultura dove tutti noi siamo andati in coda per fare la foto. Siamo stati in coda 20 minuti, grande Luca, per fare una foto con il monumento di Lucio Dalla. Funzionava. L'artista voleva 100.000 euro. Sono troppi 100.000 euro. Meglio spenderli per quei 4 cubi di merda che sono sotto le due torri. Era un brand turistico vincente, venivano da tutta Italia per fare una foto sulla panchina di Lucio Dalla, ma non lo capiscono, perché la panchina di Lucio Dalla non è in mano a chi fa cemento. E allora non possiamo più ascoltarli. Adesso noi abbiamo iniziato la campagna elettorale un anno fa, scelti dal nostro popolo, dalla rete, nessuno è stato calato dall'alto, ditegli che vanno a spendere quelli che raccontano questa balla, non c'era nessun avversario che ci voleva sfidare, ma perché siamo insieme da 8 anni, abbiamo un progetto fortissimo, abbiamo potuto presentare gli assessori con 50 giorni d'anticipo rispetto alle elezioni, perché abbiamo le mani libere, siamo gli unici con le mani libere, persone competenti nel ruolo, nella materia che dovrebbero andare a amministrare. So che fa ridere, che a Bologna non è mai successo, però è così, perché normalmente si aspetta 50 giorni dopo il voto col metodo Cencelli, devo spartire, devo dare a te questo, te hai preso un po' di più, non ce l'aspettavamo, ti devo dare un assessore anche a te, perché fanno queste coalizioni papocchio, la Lega e Forza Italia si odiano, li abbiamo visti per 5 anni, quasi si sputano in faccia, poi fanno la coalizione perché vedono che a Bologna il movimento è alto, in altre città Salvini dice Berlusconi è servo di Renzi, è nelle sue mani, è schiavo, lo ricatta con le aziende, il nuovo patto del Nazareno, però dove c'ha il suo candidatino deve fare l'accordino per stare sopra, accostaglie che 2 giorni dopo il voto tornano a odiarsi, per ora si mettono insieme a sinistra 5 liste civiche finte, sono tutte finte, sono sempre loro, nomi riciclati, quelli che non mettono in lista nel PD, che fra l'altro non usa il suo simbolo, almeno un po' di pudore c'è, non usa il suo simbolo per la campagna elettorale, quelli che non mettono in lista nel PD, no ma vai tranquillo, ti mettiamo nella civica, nei primi 2 posti, vedrai che entri, ce la facciamo, qualche firma te la diamo noi, qualche voto, abbiamo le mani libere, siamo solo noi che possiamo fare questo, e abbiamo presentato una giunta con competenze strepitose, con un programma, abbiamo fatto 84 serate aperte al pubblico in un anno, so che molti di voi non lo sanno perché il racconto è quelli chiusi nella rete che non si fanno vedere da nessuno, quei masturbatori da computer, quei poveri dementi là, i grillini e i nerd e Piazze Bugani, guardate, 84 incontri pubblici, abbiamo presentato tutto il programma con tutte le categorie, ci hanno voluto incontrare tutti, forse ai piani alti qualcuno è molto attento a come si sta muovendo il Movimento 5 Stelle, le associazioni di categoria, le maestre, le forze dell'ordine, tutti abbiamo incontrato, pensate la sicurezza, adesso ho detto forze dell'ordine, poi do la parola a Ale, sono anche stato troppo lungo. Problema sicurezza, a Bologna per 3 anni il corpo di polizia municipale, prima Ale salutava i vigili urbani, corpo che risponde direttamente come sapete all'amministrazione comunale,
per 3 anni non ha fatto un accordo, l'amministrazione non è riuscita a fare un accordo con i propri vigili urbani, lavoravano tutti controvoglia, sottopagati, senza assicurazione, e poi gli dice vai in Piazza Verdi a risolvere il problema. Ma ci vai tu in Piazza Verdi se prendo 1100 euro al mese e rischio di pigliarmi una sbottigliata in faccia? E non lo fanno l'accordo, non lo fanno coi vigili, perché lo devono fare col CCC per fare il people mover, che abbiamo la fermata della stazione già lì, si chiamava fermata aeroporto, 800 metri dall'aeroporto, per fare il people mover e dare 130 milioni agli amici che sono tutti indagati e stanno solo sperando nella prescrizione, perché sono già passati 6 anni e mezzo, solo per questo stanno andando avanti, perché al 7° anno scatta, vedo Giulio il nostro avvocato, scatta la prescrizione, stanno andando avanti solo per questo, quando c'era la fermata lì, hanno tolto il nome fermata aeroporto, l'hanno chiamato Borgo Panigale Scalo, perché così tutti pensiamo,